Un'opera pubblica di oltre 3 milioni di euro rimasta in cantiere per troppo tempo. La colpa di tutto viene data alla burocrazia e se l'istituto alberghiero di Margherita di Savoia non è mai stato completato è secondo i vertici solo a causa di qualche pratica rimasta chiusa nel cassetto. Finalmente abbiamo sbloccato, come lei dice, questa opera pubblica, ferma, come al solito, per mere questioni burocratiche. Io oggi sono orgoglioso di quest'altro grandissimo risultato che abbiamo raggiunto in pochi mesi, quello di portare a compimento le opere pubbliche avviate dall'amministrazione Ventola e dall'amministrazione Spina. Il mio obiettivo era quello di portare a casa tutte queste opere pubbliche e oggi sono orgoglioso che anche qui a Margherita abbiamo definitivamente sbloccato un'opera pubblica di oltre 3 milioni di euro che consentirà il completamento dell'istituto alberghiero con finalmente la riqualificazione di quel lato, di quel corpo B che è attualmente in disuso, dove verranno posizionati i laboratori dell'istituto alberghiero, quindi le cucine, che consentiranno finalmente ai ragazzi di stare all'interno dell'istituto, che consentirà alla provincia di risparmiare 80.000 euro di fitti passivi all'anno. Contestualmente quindi andremo a costruire una nuova ala, di circa 24 aule e laboratori di alcuni uffici amministrativi all'avanguardia e quindi consegneremo nel più breve tempo possibile un istituto alberghiero completo che rappresenta un fiore all'occhiello del nostro territorio e consegneremo alla città di Margherita un'opera pubblica importantissima. La città in breve tempo, fanno sapere dalla provincia, avrà una scuola che sarà il fiore all'occhiello del territorio, più di quanto già non lo sia, munita di una nuova tensostruttura. L'alberghiero continuerà a funzionare a Margherita di Savoia, questo era l'obiettivo primario, perché qualcuno aveva pensato bene di bloccare, fermare la scuola per fare poi nell'arco di un anno o due anni l'opera finale della sopraelevazione. Quindi tutto questo questo pericolo è stato scongiurato e finalmente sarà dato il via ad un'opera ritengo fondamentale per il complesso scolastico di Margherita di Savoia, con la sistemazione definitiva dell'alberghiero, allargamento, cucine.